vice sindaco Ezio Di Genesio Palluca, questa mattina è stata approvata in Consiglio regionale la delibera di finanziamento per la realizzazione di un ospedale di comunità. Un traguardo sicuramente importante che si aggiunge anche all'apertura della Casa della Salute di Palidoro e la realizzazione dell'hospice a Maccarese. Sì, è un qualcosa di inimmaginabile fino a qualche tempo fa. E soprattutto sono delle risorse per cui circa 10 milioni di euro sono stati investiti, verranno investiti in questi anni, un numero di risorse mai visto per la sanità del nostro territorio, che vede mancare tutta una serie di strutture, ma questo da sempre, fin dalla sua nascita, e che con queste risorse in alcuni casi trova una risposta già importante di per sé, in altri trova una prima risposta, ma comunque un qualcosa di mai visto. Noi lo dobbiamo ribadire, questo deve essere un punto d'inizio, ma è sicuramente un punto d'inizio formidabile. Possiamo fare anche un po' di chiarezza su cos'è un ospedale di comunità? Diciamo, ci teniamo appunto a specificare che questo è un ospedale dove potranno essere effettuati, al di là del numero dei posti letto, che quello è stato comunicato, ma al di là potranno essere effettuati una serie di interventi che oggi non potrebbero avvenire, ovviamente in ambulatorio, quindi già questo è un qualcosa di importante. È un numero di interventi che avvengono in the hospital, tendenzialmente una serie di attività che oggi noi andiamo a fare in ospedale, e quindi l'idea di poterli fare stando sul nostro territorio, rimanendo sul nostro territorio, godendo anche di servizi, strutture, macchinari più importanti sicuramente rispetto a quelli che abbiamo oggi. Io capisco che si vuole sempre vedere quello che non va, ma noi dobbiamo avere invece la capacità di vedere questo come qualcosa che va benissimo, un qualcosa che va migliorato, va potenziato, qualcosa che da qui ci deve sempre spingere a richiedere di più, perché è chiaro che l'obiettivo di una città di 100.000 abitanti sia quello di avere una struttura completa e complessa, ma è chiaro che da zero, in cui siamo stati negli ultimi decenni, arrivare a 100 subito non è possibile. E poi questo è un qualcosa che ci dobbiamo dire: noi dobbiamo arrivare ad una struttura che ci possa, a tutte strutture che abbiano delle specifiche anche di ospedalizzazione particolare, cioè non tutti gli ospedali sono specializzati per determinate tematiche, determinati settori, e quindi è anche giusto andare alla ricerca. Io penso ognuno di noi, nel momento in cui va alla ricerca di uno specialista, cerca il migliore in quel campo, e non è che troviamo i migliori di tutti i campi in tutte le strutture. Noi dobbiamo fare in modo che questo sia un passo importantissimo, un passo iniziale, che però vede luce dopo decenni di richieste da parte di tutte le amministrazioni, e che questa amministrazione regionale con questa amministrazione comunale sono riuscite a portare a termine. Questa è sicuramente una risposta incoraggiante. Ci auguriamo però che in futuro venga appunto realizzata una struttura che possa supportare una città che ad oggi conta circa 80.000 abitanti. Ma questo sicuramente, noi abbiamo bisogno di quello che è la cosa più sentita da tutti, è il pronto soccorso, ma il pronto soccorso deve stare una struttura di una certa dimensione, di una certa complessità. Però noi dobbiamo pensare che siamo stati per decenni a zero, oggi arriviamo ad un obiettivo importantissimo, e questo deve essere un obiettivo di inizio. Quindi noi ci arriveremo, il punto di primo soccorso sarà sicuramente potenziato con la presenza di una struttura ospedaliera di quel genere. Però se noi vediamo questo come un elemento di arrivo, è chiaramente la polemica è chiara, però non è giusta, perché invece questo deve essere un punto di partenza importantissimo, che ha dato una risposta a una richiesta che per decenni è rimasta inascoltata da tanti e da tutti. Adesso è l'ora invece di dare una risposta a un'esigenza fondamentale del nostro territorio. Io lo ribadisco, è una richiesta di tutte le parti politiche, di tutti i cittadini, penso senza esclusione di nessuno. Dobbiamo puntare a chiedere sempre di più, ma anche oggi dobbiamo essere coscienti, consapevoli del fatto che si è raggiunto un risultato mai raggiunto nel corso dei decenni precedenti.